Basil Hallward ha dipinto uno stupendo ritratto del suo amico Dorian Gray, un giovane dalla straordinaria bellezza e dal carattere gentile, ingenuo e spensierato, la cui anima si presta ad essere modellata nel bene e nel male. Ne è consapevole Lord Henry Wotton, che lo incontra per la prima volta nello studio di Basil, e con le sue parole suscita in lui una profonda impressione, una curiosità ed un interesse che all'improvviso gli colorano la vita. Sono stanco di posare per Basil. Vado fuori in giardino. Si soffoca qui dentro. Sono stato perfettamente immobile. Così è venuto fuori l'effetto che cercava Basil. Lui dice che il merito è vostro e che mi avete fatto anche dei complimenti. In realtà non me ne avete fatti e non credo niente di quello che mi avete detto. Sapete benissimo, Dorian, che credete a tutto quanto io vi dica. Sì. Usciamo insieme in giardino. Facciamoci portare una cosa ghiacciata da bere. Che so io, magari con delle fragole dentro. Certo, Lord Henry. Non tratteniamoci però troppo a lungo. Basil dice che oggi è in gran forma per dipingere, aggiungendo che questo mio dipinto sarà il suo capolavoro. Fate benissimo a uscire in giardino, ad assaporare il profumo dei fiori freschi del glicine. Non c'è niente che curi l'anima come i sensi, così come niente può curare i sensi come l'anima. È questo uno dei grandi segreti della vita. Sapete, siete un essere meraviglioso. Non riesco a difendermi dalla simpatia che mi ispira Lord Henry. Nella sua voce sommessa e languida c'è qualcosa di assolutamente affascinante. Persino le mani, fresche, bianche, hanno un fascino misterioso. Quando parla, si muovono come una musica. Però ho un po' paura di lui e me ne vergogno. Lord Henry, parlandomi, riesce a rivelare le mie passioni e i miei sogni più segreti. Nonostante mi conosca da poco, mi ha aperto il mistero della vita. Ma poi, di che cosa dovrei aver paura? Guardate, Parker ci ha portato le bibite. Andiamo a sederci all'ombra, Dorian. Se restate ancora sotto questi riflessi, vi si sciuperà il colorito. E l'abbronzatura non vi starebbe bene. E che importa? A voi dovrebbe importare moltissimo, signor Dorian. Perché? Ma perché siete così meravigliosamente giovane. E la gioventù è l'unica cosa che valga la pena di avere. Non ho questa impressione, Lord Henry. No, ora non l'avete. Un giorno, quando sarete vecchio e brutto, quando il pensiero vi avrà segnato la fronte e la passione vi avrà bruciato le labbra, a quel punto l'avrete in modo terribile. Ora, dunque andate, affascinate il mondo. Ma sarà sempre così? Avete un viso meravigliosamente bello, signor Dorian. Non accigliatevi. La bellezza è una forma più alta dell'ingegno, perché non ha bisogno di spiegazioni. Ma ne siete proprio convinto, Lord Henry? Sì, è uno dei grandi fatti del mondo. Non può essere messa in discussione. Possiede un suo diritto divino di sovranità. E rende principi quelli che la possiedono. Ma voi scherzate. Sorridete. Quando l'avrete perduta, non sorriderete. Per me la bellezza è la meraviglia delle meraviglie. Signor Grey, ciò che gli dèi ci concedono
Presto ci tolgono. Avete solo pochi anni per vivere in realtà perfezione e pienezza. Quando la vostra gioventù se ne andrà, la vostra bellezza sparirà con lei. Allora vi accorgerete di colpo che per voi non ci saranno più trionfi. Voi dite... Il tempo è geloso di voi e vi ha dichiarato guerra. Diventerete terreo, con le guance incavate, con l'occhio smorto. Soffrirete orribilmente. Ma finché avete la vostra giovinezza, godetela e non sprecate l'oro dei vostri giorni. Vivete! Vivete la vita prodigiosa che è in voi. Cercate sempre sensazioni nuove e non abbiate paura di niente. Quello che mi state dicendo, Lord Henry, mi rende pensieroso, preoccupato. Non ho mai riflettuto sul fatto che la giovinezza durasse tanto poco. Ma con una personalità come la vostra, non c'è niente che non possiate fare. Giovinezza. Nel mondo non esiste assolutamente niente al di là della giovinezza. Siete contento di avermi conosciuto, signor Grey? Sì. Ora sì. Chissà se ne sarò sempre contento. Avete detto sempre. È una parola tremenda. Tutte le volte che la sento mi fa rabbrividire. Per me è una parola senza senso. L'unica differenza tra un capriccio e una passione che dura tutta la vita è che il capriccio dura più a lungo. In tal caso facciamo che la nostra amicizia sia un capriccio. Beh, se l'ha finito il vostro ritratto, devo riconoscere che è una meravigliosa opera d'arte. E al tempo stesso, meravigliosamente somigliante. Sì, è il più bel ritratto dell'epoca moderna. E quando lo vedrete, mi darete ragione. Ed è tutto merito mio. Non è vero, signor Grey? Mio Dio, avete ragione. Mi sembra di vedermi per la prima volta. Questa mia bellezza, per me, è una rivelazione. Con il suo strano discorso sulla brevità della giovinezza, Lord Henry mi ha profondamente turbato. Ha ragione. Verrà il giorno in cui il mio volto diverrà orrendamente vecchio. Il passare del tempo distruggerà il mio corpo. Diventerò... brutto, orrendo, spaventoso. Questa è una lama che mi trafigge. Vi vedo pensieroso. Ma su, non siate troppo inquieto, Dorian. Che tristezza. Diventerò vecchio, orribile. Ma questo ritratto rimarrà sempre giovane e bellissimo. Vorrei fosse il contrario. Io sempre giovane e il ritratto invecchiare. Per questo darei qualunque cosa. Darei perfino la mia anima. Ora lo so. Quando si perde la giovinezza, si perde tutto. Il ritratto me l'ha insegnato. Lord Henry, avete perfettamente ragione. La giovinezza è l'unica cosa che valga la pena di avere. Quando mi accorgerò di invecchiare, mi ucciderò. Signor Grey, ma non dite così. Non sarete mica geloso del ritratto che Basil vi ha fatto. Sì, perché il quadro deve conservare quello che io dovrò perdere? A me ogni istante che passa toglie qualcosa, adesso aggiunge qualcosa. Perché piangete? In fondo... avete conosciuto il vero voi stesso, il vero Dorian Gray. È proprio questo che mi spaventa. Dovrei dar retta a Basil. Quando me l'ha regalato, poi voleva distruggerlo, perché aveva notato che mi è causa di una certa inquietudine. Voi sapete, Basil tiene molto a me. Ma che ci posso fare? Ormai sono innamorato di questo mio ritratto. È una parte di me stesso.
Inspiegabilmente, il desiderio di Dorian si avvera come per magia. Con il passare del tempo, egli conserva l'aspetto giovane e stupendo di quando l'amico Basil lo aveva rappresentato nel quadro. Invece il ritratto invecchia e reca i segni del suo animo corrotto e della sua vita dissoluta dedita ad ogni sorta di piaceri illeciti. Dorian tiene il dipinto nascosto nella soffitta del suo palazzo, perché nessuno possa vedere le tracce lasciate su di esso dai crimini di cui si è reso responsabile. Soprattutto vuole celare l'impronta lasciata da quello più mostruoso di cui si è macchiato, l'uccisione di Basil, perché lo stesso Basil, dopo molti anni, aveva scoperto l'orribile segreto. Provo disgusto della mia bellezza. Ridurrò ogni specchio di casa in un mucchio di schegge. La bellezza e la giovinezza, per le quali avevo pregato, mi hanno rovinato. La bellezza è solo una maschera e la giovinezza una beffa. La giovinezza, un periodo acerbo, immaturo, un periodo di capricci frivoli e di pensieri malsani. Meglio non pensare al passato, che tanto non si può modificare. Devo pensare a me stesso e al futuro. Quello che più mi opprime lo spirito non è la morte di Basil. Quello che mi sconvolge è la morte vivente della mia anima. Non posso perdonare a Basil di avermi fatto il ritratto. Quel ritratto è stato la causa di tutto. Una nuova vita. Ecco quello che mi serve. Voglio essere buono. Forse con una vita pura riuscirò a scacciare da quel viso tutti i segni delle malvagie passioni. Forse il ritratto nella stanza chiusa è cambiato. Forse i segni del male sono scomparsi. Devo andare a vedere. Prese la lampada dalla tavola e scivolò su per le scale. Mentre apriva la porta, un sorriso di gioia gli illuminò il viso stranamente giovane e si fermò un attimo sulle sue labbra. Sì, sarebbe stato buono, e quell'oggetto ripugnante che aveva tenuto nascosto non sarebbe più stato per lui una fonte di terrore. Gli sembrava già che il peso gli fosse stato sollevato dal cuore. Entrò pian piano, chiuse la porta a chiave dietro di sé, come era sua abitudine, e strappò via dal ritratto la cortina purpurea. Dio, nessun cambiamento. È ancora disgustoso. Più disgustoso di prima. Quella macchia scarlatta sulla mano, dipinta, sembra versata di fresco. Non è bastata la mia buona azione? Perché la macchia rossa si è allargata? Sui piedi dipinti c'è del sangue, come se ci fosse gocciolato sopra. C'è del sangue perfino sulla mano che non ha impugnato il coltello quando ha ucciso Basil. Devo confessare? Devo costituirmi ed essere messo a morte? Ma chi mi crederebbe? Ho distrutto e bruciato tutto. Mi prenderebbero per pazzo, rinchiudendomi in un manicomio. Questo omicidio mi seguirà per tutta la vita? Mai! Contro di me esiste solo una prova, il ritratto stesso. Perché l'ho conservato fino ad ora? Di notte mi tormenta, non mi fa dormire. Io ho sempre il terrore che altri possano vederlo.
è diventato la mia coscienza. Devo distruggerlo, o sarà lui a distruggere me. Come aveva ucciso il pittore, così avrebbe ucciso l'opera del pittore e tutto quello che essa significava. Avrebbe ucciso il passato, così sarebbe stato libero. Avrebbe ucciso quella mostruosa vita dell'anima, così sarebbe stato in pace. Afferrò l'arma e colpì il ritratto. Si sentì un grido e un fracasso, un grido così orribilmente straziante che i servi spaventati si svegliarono e uscirono dalle loro camere. Una guardia suonò più volte il campanello, ma nessuno rispose. La casa era tutta al buio. Dopo un po' si allontanò, fermandosi in un portico vicino a sorvegliare la casa. «Di chi è questa casa?» chiesero due signori che passavano nella piazza a quella tarda ora. «Del signor Dorian Gray», rispose la guardia. I due si guardarono l'un l'altro con un sorrisetto e si allontanarono. Dentro, i domestici parlavano tra di loro bisbigliando e pallidi piangevano. Bussarono alla porta di Dorian, ma nessuno rispondeva. Finalmente riuscirono ad entrare dalle finestre, approfittando dei serramenti vecchi. Trovarono, appeso al muro, uno splendido ritratto del loro padrone, come lo avevano visto fino alla fine, in tutto lo splendore della sua squisita bellezza e giovinezza. Steso sul pavimento c'era invece il cadavere di un uomo in abito da sera, con un coltello nel cuore. Aveva il viso avvizzito, rugoso e ripugnante. Solo dopo aver esaminato gli anelli poterono identificarlo. Era Dorian Gray.